rientriamo in studio, grande Claude, ecco, come sempre. Notazione da fare, ahimè, dopo Sanremo ci ha lasciato un grande artista, un grande interprete, un poeta della musica italiana, cioè Lucio Dalla, esatto. E Sanremo è stata l'ultima apparizione sugli schermi televisivi italiani. Quindi un nostro saluto e ci accompagnerà comunque con le sue canzoni ancora per molti anni, ecco. Esatto. Perché sono quegli autori che rimangono, ecco. Se devo essere sincero, di tanti autori di Sanremo scorso o anche di quelli precedenti, manco si ricorda, neanche ci si ricorda il nome o che canzoni o la canzone eseguita. Di Dalla, anche canzoni di anni e anni fa, tutte le conoscono. Passato, ecco, questo momento serio di Amarcord, questo momento un attimino serio, Amarcord. Non lo so, ma in genere in questi casi uso questa parola, loro l'ho buttata lì tanto per far vedere che sono un po' intelligente anch'io. Vabbè, lo so. Ma giusto perché io e te siamo due belli gnocchi. Sì, per noi. Puoi capire. Per noi, sì. Giusto perché è anche l'ora della pappa. È vero. Sì, ma non è che ha fatto solo quello, Ho capito, però. Visto che il carnevale è passato, siamo andati in un comune qui vicino, più precisamente all'ombra del castello di Redondesco, a riprendere una grande manifestazione organizzata dall'Avis locale, cioè la gnoccolata. Avis locale, ovviamente, in collaborazione con altri soggetti di Redondesco, nonché l'amministrazione comunale. Esatto, gnoccolata che poi però ha preso dentro proprio gnoccolata, ma anche il carnevale in sé. Il carnevale in sé, la sfilata dei carri, e noi ovviamente quando c'è da far festa ci siamo. Soprattutto quando c'è da mangiare. Quando c'è, entriamo, ecco. No, era venuto con i carperti, è per quello. Perché c'è da mangiare. Perché c'è da mangiare. Ma sono per gli gnocchi. Appunto. Ma oltre agli gnocchi, c'erano le gnocche? Sì. Molto bene, quindi diamo un'occhiata alla gnoccolata di Redondesco. Vai. Il sindaco di Redondesco, Massimo Facchinelli, ciao. Bene, una bellissima giornata, grazie anche al tempo che ci ha aiutato, ma soprattutto un grazie alle associazioni, alle nostre associazioni che sono un valore aggiunto per la nostra comune, per la nostra comunità, soprattutto l'Avis che si impegna tantissimo in queste manifestazioni. Noi siamo orgogliosi di loro e la riuscita della giornata ne è una dimostrazione. Grazie quindi a tutti. Perfetto, allora ti ringraziamo, ciao. Ciao a tutti, speriamo di rivederci presto. Matilde Rosa, ciao! Ciao a tutti! Ogni anno è sempre bello vedere come si trasforma Redondesco per il carnevale, ma quanto tempo serve per l'organizzazione? Servono mesi, praticamente siamo partiti già da gennaio, però già da domani dobbiamo pensare all'edizione 2013. Il lavoro di squadra è molto importante in questi casi. Ti senti di ringraziare qualcuno? Sei stata soddisfatta di queste cose? Esatto, devo ringraziare il direttivo Avis, che è molto molto importante, e tutti i volontari che hanno lavorato in cucina per realizzare questa gnoccolata. A proposito di gnoccolata, quanti gnocchi sono stati fatti oggi? Oggi sono stati cotti 3 quintali di gnocchi con circa 60 litri di sugo. E sono stati tutti soddisfatti, anche ho visto tanta gente con in mano i piatti a mangiare. Sì, molto molto soddisfatti, è diventata una tradizione per noi di metà quaresima e vogliamo mantenerla nonostante la crisi. Perfetto, grazie mille allora. Prego, prego, voglio ringraziare anche tutti gli avvisini, che sono 127 soci dell'Avis di Redondesco, di cui 9 soci collaboratori e 119 soci donatori.
Voglio ringraziarli perché in questi 3 anni si sono aumentati circa del 40%. Io sono una che stufa e vorrei sempre aumentare perché, come ha detto il nostro presidente provinciale, ne manca sempre uno. Ha ragione, grazie. Prego, prego, grazie a voi. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Siamo qui con i vincitori, il carro l'anno che verrà. Ciao! Ciao a tutti, ciao! Ma per preparare questo carro quanto tempo ci avete messo? Allora, in genere per un carro come il nostro ci vogliono dai 4 ai 5 mesi. Iniziamo a volte a metà ottobre per poi finire le prime sfilate che sono ai primi di febbraio. Ma di chi è stata l'idea? Beh, l'idea ci viene quando facciamo le nostre riunioni con le nostre grandi cene e ognuno butta la sua idea, poi a scelta quella che piace di più si comincia con la progettazione e poi la realizzazione. Avete partecipato ad altre competizioni? Sì, ai vari carnivali della provincia di Brescia, da Carpenedolo, Leno, Bedizzole, Erbusco, poi abbiamo fatto quello di Mariana Mantovana e adesso ne abbiamo ancora 2 o 3 da fare per poi chiudere in bellezza a luglio sul lago di Garda. Perfetto, allora complimenti e grazie, ciao! Grazie a voi, salve, ciao! Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu, delícia? E da Redondesco è tutto, vi restituisco la linea, ciao! Ai, se eu te pego. Entriamo, bella bella giornata, fortunatamente il sole e quanti bei carri. Tu non l'hai ancora tolta? No, io veramente sì, l'avrei tirata via. Però vabbè, però fa lo stesso, solo vogliamo. E però il truccatore fa schifo. Sì, adesso diamo la goccia e cerca di, di andare a recuperare. Cerca di andare a recuperare. Ma che eri bravo. No. Vabbè. Cioè, in mega party Parigi, è stato a Parigi. È stato a Parigi, è passato Parigi, no! Parigi, è stato a Parigi. E gli argomenti c'entri il faro. A Parigi. Sì, è andato a pisciare nella Senna. Sei andato a Parigi. No, vabbè. Allora, fortunatamente. Fortunatamente il tempo è stato una mano. Ma sono capace di niente. Basta! Un bambino sembra. Dai, non continuare a sottolineare una cosa. Quando ricorda per strada si gratta le palle. Sì. Ma per favore! Ma per favore! Sembra umano! Non è per il buco tra l'altro! Ed è carne e ossa! Ma basta! Ma non gli piacciono neanche le piste calzate! Ma io basta, io mi rinuncio! No, stai qua, non andar via perché altrimenti ti perdi l'ultimo spezzone, l'ultimo servizio, l'ultimo nostro gadget della giornata. Gadget, però c'ha senso, all'interno della puntata abbiamo dei gadget. Dei gadget, certo, sì, portachiavi, sì, magnetti, no, cappelli, principali. Che è un gadget, perché stai bene attento, perché è il servizio, quello che facciamo è un accessorio. Perché ti spiego, noi di dotazione base ci siamo noi. Visto che è come prendi un'auto, prendi un'auto con la dotazione base e fa cagare. Esatto. Prendi qualcos'altro, com'è? È carino, è funzionale. Allora noi cerchiamo di... Un attimo, mi chiamano? Sì, non posso rispondere adesso, un attimo. Va bene. Ho risposto. Se mi chiamano? Si vede che avevo qualcosa da dirmi dalla stazione di base. Non lo so. Ma sono una persona conosciuta. Dopo ritorno. Ancora. Ma smettila. Manuela, smettila. Siamo stati. Ma che sono fatto stasera? Un attimo, sto facendo la puntata. Allora, siamo stati. Fammi dire il ragionamento. Allora, come un'auto. Non la prendi, non c'ha nulla. Ed è quella di normale di serie, e cioè poi noi mettiamo di volta in volta le cose che ci sembrano più opportune o che possono piacere al cliente, cioè i nostri ascoltatori. Ergo, quello che noi facciamo, ci ingegniamo ed inseriamo di volta in volta, e che non c'è in tutte le puntate, cioè in tutte le auto di serie, sono i servizi. Da questo qua che cosa ricaviamo? Che adesso ci trasferiamo dai nostri amici del Caffè del Forno di Asola, dove è stato organizzato collaborazione con la Sil.k, un altro soggettino che poi andremo sicuramente ad intervistare e che troveremo poi nel servizio. È stato organizzato un grande concorso canoro che si è sviluppato in più serate. Ci sono state 3 serate di eliminazioni, 2 semifinali ed infine una grande finale in collaborazione con Radio Studio Più, dove c'è stata una giuria di eccezione di grandi esperti. Vabbè,
Eh sì, tra l'altro appunto allora voglio anche cogliere l'occasione. Cioè per dimostrare che io ci vado, mi chiamano queste cose. Cioè, esiste. Quindi lui. Tutte le volte che dico lui non c'è, è vero, lui non ci va. Non c'è. E stavolta lo sapeva. Voglio... Quindi è inutile che io gli dica notte degli Oscar, e di qua di là, e vado a Hollywood, e nel film. E non ci va, tanto, non ci no, va. No, voglio anche appunto approfittarne per salutare Felice Piazza, che so che comunque anche lui faceva parte della giuria, so che ci segue anche lui. E quindi bene o male un altro nome con quale abbiamo fatto dei sipalietti comici e anche un altro nome conosciuto, abbastanza conosciuto di Asola, ma io dico che abbiamo parlato fin troppo, magari finiamo di parlare dopo il servizio e quindi lanciamo il servizio, vai! Una canzone, una song per Paolino e Martin, e è stato detto a tanti ragazzi, tra l'altro cantanti, non ragazzi presi per strada, quindi sapevamo già che sarebbe stato un concorso di livello medio-alto e si è svolto direi in queste sei giornate, in questi due mesi, in maniera eclettica. Sei fiero di aver organizzato questo evento, ma soprattutto di aver mobilitato moltissimi giovani? Sono molto fiera, anche perché sono stata aiutata da uno staff, supportata da Mr. M, che voi conoscete molto bene, e il nostro Fabio Marini, mi hanno veramente supportata in tutto questo mio, in questo mio sogno che ho realizzato. Ed è, questo è solamente il primo appuntamento, la prima edizione di Stars in Competition. Quindi hai in programma altri eventi simili? Assolutamente sì, ne abbiamo già un altro come staff in programma per quest'estate, ma poi Stars in Competition l'anno prossimo sarà fatto in maniera un po' più allargata. Non ci fermeremo solo in un locale, ma viaggeremo in tanti locali, proprio perché vogliamo dare la possibilità di far conoscere la musica, perché cantare e suonare è vita, la musica è veramente, ci accompagna tutti i giorni, poesia nei nostri cuori, e bisogna che la musica sana rimanga in circolo. Perfetto, noi ti ringraziamo e ti facciamo anche tanti complimenti, perché anche tu sei stata bravissima. Grazie, un bacio dalla Sil.K. Scherzo, l'organizzatrice la Sil.K è anche un'amica e ho
persone, perché non era giusto secondo me partecipare. E dopo è finita come è finita. E per togliere una curiosità, quanto tempo è che canti? Io ho cominciato a cantare a 3 anni, quest'anno ne ho 32, quindi sono 30 anni che canto, per divertimento, ma 30 anni. E visto che sei giovane, hai prospetti per il futuro? Musicalmente parlando, io il mio concetto è sempre quello del divertimento e della conoscenza. Sto sempre cercando di approfondire le cose che faccio, ma non canto per lavoro, voglio cantare per divertirmi e per le persone che mi vogliono bene, tutto qua. Allora a tutti gli amici e tutto lo staff di Inter DJ ti fa tanti auguri e tanti complimenti. Grazie mille di tutto. Da solo è tutto, vi restituisco la linea. Rientriamo, bella finale direi, complimenti a tutti, all'organizzazione, a tutto quanto, diciamo. È stata una bella serata. Sì, è stata combattuta, perché poi tanta gente brava. Non è stato facile trovare tanta gente brava. Il vincitore, non è assolutamente stato facile, è stato un lavoro, perché la qualità via via chiaro aumentava. E come avete visto, erano in tanti, mi sembra, fin dall'inizio. All'inizio sono stati circa 28 cantanti, quindi, cioè, cantante più cantante meno. Quindi infatti abbiamo dovuto fare ben 3 serate di semifinale, 2 semifinali e la finale. Sono finiti più a giudicarsi com'è. Ti fermi lì. Tra l'altro, 10 finalisti sono un bel. E poi per mazzarne 9. Prima sono ammazzati 5. Ecco, prima erano un pochino di meno di più possibilità. Un meccanismo un po' articolato. Proprio. Ecco. Proprio. Va bene, allora. Partiamo con i saluti. Dobbiamo siamo in chiusura, quindi io, come sempre, devo salutare chiaramente Marco del Frog Café di Castelgofredo, il nostro amico Pette della bella vita di Acqualenga. Pette, ricordati, né, quando vedi ste facce vodka Red Bull con vodka la pesca, pronti subito un sex on the beach, che lui non vedrà nessuna delle due, nel beach, nel sex, ma vabbè, ci si trova sta faccia, dai, sta faccia, sta faccia la nostra amica Nina, la nostra amica Nina appunto al caffè del forno, l'Analisa della pasticceria Italia qui di Asola, è andato a trovare un bacione, aspettiamo sempre la torta, anche se noi i pasticcini in radio li abbiamo già pappati. Perfetto. Perfetto. Il nostro amico DJ Axel, come sempre. Eccolo là. E il nostro amico Davide Roba della Garda Sound. Quindi comunque andate a dare un occhio ai nostri amici. Le associazioni anche in quel settore lì, qui in alto, c'è i nostri amici. Andate a vedere, perché dentro ci sono anche delle associazioni come il Rugby Asola, come la Casa di Beniamino, come momento, sì. Ma noi, come vediamo noi nel nostro schermo di ripresa, sì, è esattamente come ci vedono a casa, giusto? Dici, intendi questo qua? Sì. Sì, c'è un bordo in più. Allora sì. Non è di qua, è di qua. No, è di qua, ma non. È di qua. No, perché sì, sì, pagina... sì, è di qua. Insomma, guardatevi attorno. È di qua, è qua in alto. È di qua. Sì, Mister M si confonde sempre un po' così. E per quello ho chiesto come si vede, perché se noi... Per vigilarla, va bene, ma non posso spiegare. Perché se io faccio così... Sì, ma sì, esatto, si devi girare, però la cosa è una cosa tecnica, poi glielo spiego meglio. Cioè, no, volevo ricordarvi, adesso non ci dormo stanotte. Allora devo volevo ricordare... Volevo ricordarvi, no, non girate in verticale, girate in orizzontale. Allora, vi ricordo comunque di andare anche ad ascoltare su www.radioalfanet.it, schiacciando online ogni sabato dalle 14 alle 15, ci potete ascoltare in stream, oppure su 88.8 le frequenze di Castelgofredo e dintorni, o adesso comunque ultimamente anche sul digitale. Allora, nel nostro schermo si intorno, non è così. Devi invertire. L'avete sentito? Ho capito, è così come devi invertire. Quindi io che lì mi vedo. Tu ti vedi sulla sinistra, esatto. In realtà sei sulla destra. Allora no. Adesso ti spacco il rastrello sulla destra. Oh, ti ho detto. Ma come ci vediamo lì? Ci vedono a casa? Sì. Allora non è di lì, è di qua. Te l'hai detto adesso. Ti ho ragionato. Perché io a casa mi vedo seduto nella postazione di destra. Diciamole queste cose, che i nostri telespettatori hanno diritto di sapere come funziona Inter DJ. Tra l'altro, Renzo, una parentesi su Renzo, voglio dire, questa qua l'ha ritrovata il
nostro Renzo l'avevamo fatta a me, a mio cugino, 18 anni fa. Quando facevamo finta di fare gli autovelox? No! Buttavamo la gente? No, per un'altra cosa. Ora facevamo non dovevo dirlo, eh? È bellissima, 18 anni, c'avevo forse 12-13 anni più o meno. È 15 anni fa. No! Quando ancora avevi capelli? Quando ancora avevo molti più capelli. E metteva anche il gel. Sì, sì. Io ho detto, non mettere tutto quel gel, ma che ti cambiano i capelli per dirgli. È di marca, eh! È di marca, non ma mi cambiano i capelli! Praticamente di raccontare la mia vita tutte le volte. Televisione mi sa, eh? Sì, ho capito sempre le mie di verità, però. Tu lo vuoi raccontare vabbè. Perché non c'è niente. Vabbè. Allora, un saluto comunque come sempre, quindi direi... Quindi, vi salutiamo e come sempre Mister M, Mister C, lo Stadio Inter DJ. Ciao! Ciao anche a Cap, è vero, alla prossima!